Nel panorama dell'arte nazionale attuale, Cesco Magnolato occupa un posto di assoluto rilievo. Nato nel 1926 a Noventa di Piave, in provincia di Venezia, si diploma all'Accademia di Belle Arti di Venezia ed esordisce nel 1954 sulla scena internazionale, risultando vincitore del primo premio per l'incisione alla Biennale di Venezia. Sarà titolare della cattedra di incisione nella stessa Accademia di Belle Arti di Venezia fino al 1984, quando poi si dedicherà completamente alla sua attività artistica. Eccellente maestro di ogni pratica incisoria e calcografica, quel segno netto, chiaro, deciso, quasi nordico che noi troviamo nelle innumerevoli acqueforti e acquetinte del maestro, lo rivediamo chiaro, deciso nel suo universo pittorico. Attività, quella della pittura, che accompagna parallelamente la sua attività di incisore. Al centro del suo universo pittorico la sua terra natale, quella campagna sandonatese che è vista attraverso quasi la lente della miseria, della fatica, del lavoro, ma soprattutto celebrata in quel momento fondamentale degli anni 50 e 60 dello spopolamento delle campagne a favore delle nascenti città industriali. Accanto a questa terra indagata, studiata, c'è l'uomo che lavora, che soffre, che vive, un uomo riconoscibilissimo dai tratti marcati del volto, dalle mani evidenziate, dagli occhi cerchiati dalla fatica, un uomo a volte deformato, abbruttito dal lavoro. Un uomo che, come il girasole, pianta tanto cara e amata dall'artista, si piega ma non si spezza. Questo uomo che nel ricordo di Magnolato è simbolo e segno di resistenza, di carattere, di puntualità, di forza. La struttura compositiva delle opere di Magnolato è riconoscibilissima. Si vede subito da quell'impianto dato dalle diagonali di luce, di vento, che come sferzate proprio coglie, scompone la scena. È un impianto di tipo espressionistico, ma anche di matrice futurista, e che crea continua dinamicità, continuo movimento all'interno della scena pittorica. Piani che si sovrappongono, si scompongono, determinando una relazione biunivoca tra dentro e fuori, esterno e interno, con un uso poi di colori forti, decisi, con azzardi cromatici unici. Stupende, infine, risultano certe aperture del maestro verso visioni informali, laddove i confini si sfaldano a favore di un colore che suggerisce, che allude a quelle composizioni vegetali ricercate, amate dall'artista, in cui si riconosce il girasole, si riconosce la campagna, ma sfaldata, ridotta proprio all'essenziale, con un gioco di forme che alludono alla fantasia, all'immaginazione, al ricordo, segno e testimonianza di una mente creativa sicuramente proteiforme e indiscutibilmente rara.